Allora, cominciamo. Presentiamo l'ospite di questa sera del nostro incontro, l'avvocato Deborah De Angelis, che è avvocato a Roma e fellow di Nexa da parecchio tempo, credo dalla fondazione del centro, almeno mi ricordo che è stata con noi molti anni. Diciamo due cose su come è nata l'idea di questo incontro. Con Marco Ciurcina e con Debora è un po' di tempo che ci confrontiamo sulle licenze Creative Commons. Debora, poi lo vedremo nella sua presentazione, è una esperta di licenze Creative Commons, fa anche parte della sezione italiana di Creative Commons, partecipa regolarmente agli incontri internazionali e così via, quindi segue molto da vicino l'evoluzione di Creative Commons, direi forse fin dalle origini. E una delle questioni che è emergenti, insomma, è emergente un po' dappertutto, però nel diritto d'autore impatta in modo particolare, è questa questione dell'intelligenza artificiale e dell'uso in particolare di opere protette per l'addestramento o training dei sistemi di intelligenza artificiale. La posizione di Creative Commons, che poi credo Deborah illustrerà nei dettagli, è sempre stata orientata alla massima apertura, non in nessuna interferenza con l'utilizzo delle eccezioni, del fair use negli Stati Uniti, del libera utilizzazione delle eccezioni nel nostro ordinamento, e più o meno ha continuato su questa linea anche con l'avvento di questa nuova tecnologia, che però ha qualche problema diverso, nuovo rispetto alle tecnologie precedenti, e lo presenta. E allora con Marco Ciurcina in particolare, anche con Deborah, abbiamo cominciato un po' a confrontarci su questo tema, a porci delle domande. Abbiamo detto: ma perché non facciamo un incontro pubblico dove proviamo a discutere queste questioni, anche a porre dei problemi e vedere quali possono essere le soluzioni di questi problemi. E così è nata l'idea di questo incontro con Deborah De Angelis, che credo sia la persona più qualificata, almeno in Italia, per parlare di queste cose, quindi siamo molto contenti di averti ancora come ospite a Nexa e all'Ordine degli Avvocati. E adesso lasciate la parola, poi io e Marco faremo magari dei commenti, delle domande sul tuo intervento. Grazie innanzitutto per l'invito, è sempre un piacere venire a Torino e condividere questi momenti di confronto con voi. In effetti le licenze Creative Commons sono state proprio l'occasione di conoscere il gruppo torinese, perché nel lontano ormai 2003 mi occupavo appunto di diritto d'autore e ero venuta a conoscenza che un gruppo giuridico si stava interessando alla implementazione delle licenze di diritto d'autore Creative Commons e quindi questa fu proprio l'occasione della nostra conoscenza e poi della lunga amicizia che ormai ci lega. Oggi le nuove tecnologie, in particolare l'intelligenza artificiale e i sistemi di analisi computazionale dei dati e dei testi, ma a maggior ragione lo sviluppo ulteriore del machine learning generativo, stanno ponendo dei problemi a livello non soltanto di diritto d'autore, ma di applicazione di queste tecnologie rispetto al diritto, alla diciamo, necessità di rispettare non soltanto il diritto d'autore, ma anche, ad esempio, tutta la branca del diritto della protezione dei dati personali. Diciamo, l'avvento poi del machine learning generativo,
La questione sia un pochino più complicata perché i titolari dei diritti non hanno più visto la utilizzazione in una modalità completamente nuova delle opere attraverso l'analisi computazionale, ma hanno trovato anche dei profili concorrenziali con ciò che viene generato dalla macchina rispetto alla creazione umana delle opere dell'ingegno. Tutto il mondo si sta muovendo in una direzione che vuole trovare un componimento, che è poi la natura. Il fine del diritto d'autore, trovare un bilanciamento tra l'interesse dei titolari dei diritti e quello della collettività, l'accesso alla cultura. Per cui ci si muove, a differenza dei sistemi giuridici, nel riconoscere delle zone franche, cosiddette delle eccezioni al diritto d'autore. Per appunto poter in qualche modo far sì che la tecnologia possa operare. E quindi delle eccezioni o delle casistiche di fair use o fair dealing per quelli che sono gli ordinamenti giuridici di common law. E in questo, diciamo, percorso si inserisce anche la policy delle licenze Creative Commons e altra problematica riguarda poi la possibilità nei casi di effettuazione di analisi computazionale non soltanto per fini di ricerca scientifica, ma anche per utilizzi che possano essere commerciali, di dotare i titolari dei diritti di una facoltà che è quella appunto di riservare le proprie opere e escluderle quindi dall'attività di text data mining. Vediamo appunto che l'Europa è stata la prima recentemente ad adottare il primo regolamento sull'intelligenza artificiale che in qualche modo pone delle regole quando sistemi di intelligenza artificiale generativa si pongono appunto in contrasto con quelle che sono le posizioni di esclusiva dei titolari dei diritti d'autore. Un'altra questione, secondo me, interessante è anche quella non soltanto della tutela del diritto esclusivo di sfruttamento economico, ma anche il rispetto del diritto morale. Questo anche in relazione con quello che viene richiesto da tutte le sei licenze Creative Commons, cioè l'attribuzione della paternità. Ma anche con riferimento più specifico nei paesi, per esempio, di common law, ma anche in Europa, della salvaguardia delle cosiddette informazioni sul regime dei diritti, che appunto devono essere in qualche modo salvaguardate, ma che fino ad ora questi sistemi non hanno contemplato. Quindi l'attività di text data mining è quel processo computazionale che dà la possibilità di analizzare una grandissima quantità di dati al fine diciamo, di creare delle rielaborazioni dei dati stessi e è stata definita dalla direttiva europea. L'ultima direttiva europea sul appunto, diritto d'autore nel mercato digitale, la 790 del 2019, come qualsiasi tecnica, quindi una definizione molto ampia di analisi automatizzata di testi o di dati nell'ambito del quale rientrano anche le opere dell'ingegno o altre tipologie di contenuti, come vedremo in seguito. In formato digitale e che hanno appunto lo scopo di generare informazioni, inclusi modelli, tendenze e correlazioni. L'implementazione della definizione da parte del legislatore italiano nella legge sul diritto d'autore è stata un pochino più ampia, si è discostata un po' dalla definizione offerta dal legislatore europeo perché ha indicato ricordando ciò che veniva in qualche modo indicato dal considerando 8 della direttiva stessa, specificando che nell'ambito dei dati rientrano anche le immagini, rientrano anche
i suoni, le immagini e quindi opere tutelabili dal diritto d'autore, inserisce anche i metadati, come se appunto l'eccezione coprisse anche le informazioni digitali sui dati stessi. Introduce poi due eccezioni per attività di estrazione di testi e di dati, l'una con specifico scopo di ricerca scientifica, i cui beneficiari però sono esclusivamente gli istituti di tutela del patrimonio culturale e gli organismi di ricerca. E un'altra eccezione all'articolo 4 che invece prevede la possibilità per chiunque, quindi non una categoria ben precisa di beneficiari, di poter effettuare questa attività anche per fini commerciali, però con la possibilità per i titolari di diritti di esercitare ciò che viene definito all'articolo 4.3 della direttiva, la cosiddetta opzione di riserva, e quindi comunicare nel caso appunto di opere che circolano liberamente in rete. Con una modalità appropriata il fatto di escludere le proprie opere da questa attività. Si discute molto a livello anche di Commissione europea come questo esercizio di questa opzione debba essere effettivamente comunicata. Ovviamente la questione si è poi complicata quando attraverso l'attività di text and data mining e il machine learning si è in qualche modo riuscita attraverso la macchina a generare dei contenuti che prendendo spunto, prendendo comunque in qualche modo apprendendo dai contenuti tutelati e ottenendo quindi la generazione di nuovi contenuti che vengono poi definiti come opere sintetiche, non opere dell'ingegno creato appunto allo stesso modo come quelle create dall'uomo. E quindi ci si è chiesto innanzitutto se l'attività di training dell'intelligenza artificiale fosse meno in violazione del diritto d'autore. Come ho già detto, molti stati hanno comunque ritenuto che seppur una forma di sfruttamento diversa rispetto a quella espressiva, quella che in qualche modo siamo abituati noi, no? Ad avere delle opere dell'ingegno, soprattutto per ciò che riguarda l'utilizzo di banche dati dove questi contenuti vengono in qualche modo raccolti e fosse necessario prevedere delle eccezioni, di modo che appunto la tecnologia potesse operare. E diversi approcci nel mondo, questa è una chart che è stata realizzata dal progetto dell'American University, il PGIT, Program for Information Justice and Intellectual Property, precedente alla implementazione negli stati membri della direttiva, ma dove vediamo per esempio che il Giappone e Singapore, a differenza di tutti gli altri stati, prevedono un'eccezione per text data mining anche a fini commerciali, non limitando quindi l'eccezione alle utilizzazioni per fini di ricerca scientifica. Interessante anche notare la differente approccio, cioè quale diritto di utilizzazione economica effettivamente viene incluso in questa attività e che potrebbe quindi necessitare di una autorizzazione da parte dei titolari di diritti. Per il Giappone qualsiasi utilizzo, quindi non è stato identificato la tipologia di diritto di utilizzazione economica. Per Singapore la riproduzione e la comunicazione, che è un po' quello che ha recepito il nostro legislatore italiano per ciò che riguarda il text data mining per fini di ricerca scientifica, dove non soltanto sono state autorizzate la riproduzione e l'estrazione, ma anche la comunicazione al pubblico del risultato della ricerca stessa. E questo è molto importante affinché appunto i progetti di ricerca possano in qualche modo attuare il loro fine, quindi la condivisione con altri ricercatori all'interno, insomma, al di fuori anche dei confini nazionali.
quindi vediamo che vi è un po' un approccio territoriale alla, diciamo, previsione di eccezioni per estrazioni di testo e di dati. E questo sicuramente comporta delle limitazioni ai progetti di ricerca internazionali. Preparando questa relazione ho chiesto a DALL-E di OpenAI di creare un'immagine che potesse rappresentare l'attività di addestramento dell'intelligenza artificiale nei confronti di diverse tipologie di contenuti. E l'immagine è abbastanza raccapricciante, sembra quasi una cosa molto nefasta. In effetti, le problematiche che pone sono molte. Però, mi sono un po' rincuorata perché da poco è stata pubblicata la seconda edizione di questo libricino che abbiamo realizzato all'interno appunto di Comunia, Nobody Puts Research in a Cage, dove abbiamo intervistato diversi ricercatori in Italia, Polonia, Svezia e Bulgaria e gli abbiamo chiesto se e in quale misura nei loro progetti di ricerca cross-border internazionale, utilizzando appunto la tecnica dell'analisi computazionale, abbiano incontrato problematiche nell'utilizzare opere dell'ingegno. E loro appunto ci hanno detto: noi per qualsiasi tipologia di progetto che dobbiamo portare avanti utilizziamo opere dell'ingegno che possono andare dalla musica ai suoni, alle immagini, agli articoli di giornale, ai post dei social e ogni volta ci troviamo bloccati perché magari la legislazione in un paese dice una cosa, nell'altro paese dice un'altra e questo a noi pone delle problematiche, quindi limita il diritto alla ricerca. In effetti, quando appunto un ricercatore esegue attività di text and data mining può utilizzare contenuti che sono in pubblico dominio e quindi nulla osta a che questi siano utilizzati, a meno che non siano delle riproduzioni delle immagini del patrimonio culturale italiano che seppur in pubblico dominio ha un'altra stratificazione di protezione che è quella appunto del codice dei beni culturali. Non so se avete saputo che proprio ieri è stata depositata la sentenza nel caso Ravensburger a Stoccarda, dove appunto il giudice, questa è una piccola divagazione, il giudice tedesco ha detto che il codice dei beni culturali si applica all'interno del nostro territorio nazionale, che quindi non può essere applicato al di fuori. Avrà, credo, È il caso del il puzzle. caso del puzzle, sì, il caso del puzzle Osservatore del di Pisa. Duomo Vitruviano. Ah, ok. E poi ovviamente l'attività di text and data mining può anche coinvolgere dati o metadati che possono avere o appunto una loro disciplina, i metadati in alcuni casi sono considerati tutelati quando ovviamente così come i dati vengono aggregati o comunque organizzati all'interno di banche dati. Comunque, ovviamente, anche opere protette dal diritto d'autore, ma che potrebbero però trovarsi in una posizione di concedere in qualche modo l'utilizzo in maniera di default perché in presenza di un'eccezione, non necessariamente un'eccezione per text data mining, ma magari una copia tecnica in quel contesto di utilizzo o altre eccezioni previste dalla legge, oppure opere rilasciate in licenza Creative Commons. Credo che tutti in questa sala sappiano che le licenze Creative Commons sono delle licenze di diritto d'autore che quindi applicano, si applicano e tutti gli stati del mondo che le hanno implementate, come appunto in Italia, grazie al gruppo di Torino, sono state implementate in conformità con l'ordinamento giuridico del paese. Quindi ogni licenza ha un proprio grado di libertà.
e le uniche che si considerano in linea con i principi dell'open access sono le prime due, cioè l'attribuzione, che quindi richiede soltanto il riconoscimento delle informazioni sul regime di diritti che riguardano appunto il nome dell'autore, il titolo dell'opera, l'anno in cui è stata creata e il link appunto alla fonte, il link alla licenza che viene appunto assegnata al contenuto stesso, e l'altra è l'attribuzione condivisa allo stesso modo, che dà la possibilità di utilizzare l'opera in qualsiasi modo, con l'unica diciamo l'unico vincolo che, qualora se ne facciano delle opere derivate, l'opera derivata sia rilasciata con una licenza simile o compatibile a quella con la quale è stata rilasciata l'opera originale. E poi le più restrittive cominciano ad essere quelle che richiedono la non modificabilità dell'opera, e questo potrebbe comportare magari delle non compatibilità con alcuni sistemi di text and data mining, machine learning, se effettivamente consideriamo che l'output possa essere un'opera derivata dal contenuto originale, non commerciale, e quindi anche qui il fatto che l'autore abbia adottato una licenza Creative Commons non permettendo l'utilizzo commerciale potrebbe in qualche modo, di fronte a un'attività di analisi computizzata che abbia invece il fine commerciale, e quindi bisognerebbe rispettare i termini della licenza. Questo dove appunto non siano previste delle eccezioni dalla legislazione sul diritto d'autore. Quindi alla domanda se contenuti rilasciati con licenza Creative Commons possono essere lecitamente utilizzati come input per addestrare l'IA, Creative Commons non pone alcuna limitazione, perché secondo che viene in qualche modo concessa di default a chiunque per uso personale, che riguarda appunto la riproduzione, la esecuzione, la rappresentazione, la distribuzione dell'opera, anche qualora sia fatta attraverso un sistema automatizzato, questo appunto non sarebbe in violazione delle licenze stesse. I principi generali, infatti, sono che i contratti di diritto d'autore, come le licenze Creative Commons, si applicano nel momento in cui venga esercitato uno dei diritti esclusivi. Su questo presupposto, la licenza non è in contrasto con la possibilità di prevedere delle eccezioni in determinate situazioni, ma la presenza di un'eccezione e di una limitazione in qualche modo neutralizza gli effetti della licenza. Quindi, se in Italia o in Europa viene utilizzata una licenza Creative Commons per attività di text and data mining che rientra nell'eccezione di cui all'articolo 3, 70 ter della legge sul diritto d'autore, o articolo 4, 70 quater della legge sul diritto d'autore, la licenza non esplica gli effetti e si applica, diciamo, l'eccezione sulla base di quelle che sono i requisiti e le condizioni stabilite dalla normativa sul diritto d'autore. Altra questione che appunto sorta è riguardo alla eccezione per estrazione di testi e di dati per fini commerciali, che, come appunto ricordavamo prima, dà la possibilità ai titolari di diritti di poter esercitare la cosiddetta riserva di opt-out. Allora, molti commentatori si sono chiesti se le clausole delle licenze Creative Commons, che non permettono l'utilizzo commerciale
o la possibilità di effettuare delle opere derivate potessero essere intese come una forma di esercizio dell'opt-out ai fini dell'attività di estrazione di testi di dati. Creative Commons ha negato che questa potesse essere la configurazione giusta, proprio perché, come si ricordava prima, il fine, l'intento delle licenze Creative Commons è della massima condivisione dei contenuti, quindi non potrebbe esserci all'interno della licenza stessa una limitazione che riservi l'utilizzo di quei contenuti per fini di estrazione di testi e di dati. È ovviamente necessario che qualora la licenza preveda un utilizzo non commerciale dell'opera, il titolare dei diritti, in base alla legislazione sul diritto d'autore, può esercitare la riserva di opt-out e a quel punto, neutralizzando l'eccezione, si rientra nella disciplina della licenza stessa, per cui l'utilizzatore dovrà rispettare i termini della licenza. E si torna un po' con riferimento a quello che è l'esito dell'opt-out in questo contesto, perché se la licenza non prevede opere derivate, c'è un problema se effettivamente quel sistema di machine learning generativo ha creato un'opera derivata o meno. E comunque non potrebbe essere sfruttata commercialmente qualora la licenza imponesse un utilizzo non commerciale dell'opera stessa. Quindi o c'è la licenza, se è prevista un'eccezione, la licenza non può esplicare i suoi effetti perché c'è l'eccezione. Nel caso in cui però l'utilizzo sia per fini commerciali, il titolare dei diritti che ha rilasciato il contenuto in licenza può esercitare l'opt-out. E a quel punto si riapplicano i termini della licenza e l'utilizzatore dovrà rispettarne il contenuto. Posso interrompere con una domanda? Certo. Quindi, nel caso in cui invece il titolare, l'autore, applichi un attribution share alike o non può fare opt-out? Sì, lo può fare, però sarebbe in qualche perché con l'attribuzione share alike, in base alla licenza, si potrebbe fare un utilizzo commerciale. L'unico vincolo sarebbe quello che l'opera derivata fosse rilasciata con. Però, ovviamente, in base alla legislazione sul diritto d'autore, vi è un'ulteriore possibilità di riserva in base all'eccezione, quindi anche in quel caso si applicherebbe comunque la licenza, però la licenza, se viene applicata, non limita l'utilizzo commerciale, quindi il text and data mining in qualche modo potrebbe comunque ritornare a bomba in qualche modo. Cioè, se capisco bene, in questo caso, da parte di se ci fosse una licenza attribution share alike con opt-out, l'utilizzatore dell'opera per fini di addestramento avrebbe soltanto l'onere di riconoscere la paternità e eventualmente di distribuire sotto la stessa licenza Sì, le eventuali opere derivate. ma non essere vincolato a un utilizzo commerciale perché si applicano i Certo. termini della licenza. Secondo l'interpretazione di Creative Commons, il modello di intelligenza artificiale, se io ho un'opera attribution share alike alla quale applico l'opt-out e quindi dico se volete usatelo pure, però Creative Commons attribution share alike. Sì. Che Quindi le opere derivate andranno distribuite. poi è un problema perché Il modello è un'opera derivata della mia opera e quindi anche quello andrebbe distribuito con attribution share alike secondo Creative Commons o non so. secondo va fatta una verifica caso per caso, dipende se il modello in quello specifico
contesto possa essere definito opera derivata. Questa è Va fatta una verifica caso per caso, dipende dalla tipologia di training e di output. non c'è Non questa. c'è, no, non ci può essere una posizione generalizzata perché dipende poi dall'effettiva utilizzazione. Quindi i termini. No, no, prego. Bene. Domanda che risponde, visto che io mi divento a fare le professioni di questo genere, mi chiedo da sviluppo di applicazioni costruite in intelligenza artificiale, ma mi diverto a scrivere programmi di istruzioni o algoritmi da definire dal punto di vista informatico che fanno contenere i testi e immagini. Tornando a questo discorso, perché prima ovviamente non mi sono conoscenza, però la domanda è questa: dove sta la definizione dal punto di vista legale di un'applicazione che non è funzionale a quella che è l'intelligenza artificiale? Perché questa cosa mi va anche se utilizzo linguaggi evoluti usati nell'ambito dell'intelligenza, così classificati nell'intelligenza artificiale, uso grandi quantità di dati. Però dove sta il confine che mi induce a rispettare anche determinati regolamenti, no? Regolamenti europei, direttive inglesi. E quindi rientra in un discorso, questa è la prima domanda che mi viene, che è legata al vostro. La seconda domanda è questa, cioè se io faccio un'operazione di questo genere, quindi leggo, vengo pubblicato un libro, vengo all'algoritmo, c'è il copyright, eccetera, eccetera. Rilevo le informazioni all'interno del testo, le tratto per mie esigenze personali, diciamo professionali, che sono persone. Devo rispettare questi limiti anche se appunto, non dichiaro da nessuna parte che ho base dati che rientrano in contesti di data mining o di trattamento di applicazioni di intelligenza artificiale, eccetera. Ecco, non so se ho reso il vero, se. Beh, insomma, io credo che qualsiasi forma di analisi automatizzata di grandi quantità di dati rientri proprio nella definizione che è stata fornita dal legislatore europeo. Quindi anche la Anche tradizionali, anche perché nasce, c'è stata poi una diatriba, no? Ultimamente. senso di dire, attenzione, quindi si tratta solo di classificazioni, non c'è da nessuna parte, come anche di grandi dati. Dove sta la definizione, la misura c'è? La legge sul diritto d'autore non nomina intelligenza artificiale No, del tutto. non è L'articolo 3 è estrazione di testo e di dati, e l'altro dice riproduzioni e estrazioni effettuate da opere o altri materiali. Esatto. sì. No, ma è un piacere avere un dialogo. Su un'applicazione faccio le stesse cose, quindi non rispetto quella legge, ovviamente, giusto? Se è così definito. Ma ogni quadro normativo ha le sue cose alle quali si applica il dato normativo. L'IA-IAT ha una sua definizione di sistema di intelligenza artificiale, quindi si applica quando si rientra in quella definizione. Gli articoli 73 e 4 non parlano di Ok, intelligenza perché il scrittore generale artificiale. proprio perché c'è stata una diatriba sollevata dai titolari dei diritti nel momento in cui è stata approvata la direttiva, è stata implementata negli stati membri, dopodiché abbiamo cominciato a vedere l'evoluzione che dal text and data mining si passava ai sistemi di machine learning generativo.
E allora si è detto, ma queste eccezioni erano state pensate dal 2017, nessuno aveva pensato che poi alla base dei sistemi di machine learning generativa ci fosse l'attività di text and data mining, quindi dobbiamo rivedere la direttiva europea perché dobbiamo disciplinare specificatamente queste nuove forme di utilizzo delle opere che non si limitano a fare delle analisi, a creare delle correlazioni, delle statistiche, ma generano dei nuovi contenuti che in effetti sono alla fine in alcuni casi confondibili anche, tant'è che la IACS dice che bisogna specificare se un contenuto è stato generato da una macchina o con appunto parte della creatività dell'uomo che gli ha impartito il comando nel prompt dicendogli fai questo, questo e quest'altro. Sembra però che l'orientamento della Commissione e del Parlamento europeo sia stato quello di dire no, no, la definizione che abbiamo fornito di text and data mining è talmente ampia nell'ambito della quale rientrano anche gli sviluppi successivi di queste applicazioni anche per il machine learning generativo. Per cui basta che sia rispettata la clausola che in caso di utilizzo commerciale il titolare dei diritti possa esercitare l'opt-out. E c'è stata anche un'interrogazione parlamentare specifica al Parlamento europeo su questo punto e la Commissione appunto ha detto che non c'era bisogno di rivedere, però in effetti c'è un po' una spinta in questo senso da parte dei titolari dei diritti, anche perché ci si pone il problema se sia compatibile con il three-step test, il text and data mining. E questo è un problema che non abbiamo soltanto noi in Europa, ma anche oltreoceano, dove appunto vigono i sistemi di common law, dove non ci sono delle eccezioni al diritto d'autore, ma si applica la cosiddetta teoria del fair use che viene stabilita caso per caso dopo l'analisi di quattro fattori. E quindi anche lì, per esempio, si sta pensando che nel caso di machine learning generativo per fini commerciali sia necessario dare ai titolari dei diritti la facoltà di poter riservare le loro opere, un po' come modello europeo. Quindi diciamo che i due sistemi in qualche modo cercano di trovare un contemperamento, no? Un sistema misto che poi alcuni stati del mondo hanno già adottato nel campo delle eccezioni e limitazioni. Ti segnalo che c'è. Lo so, lo so, lo so. Ho un po' paura. Ma adesso. Io provo la tesi che proponi, cioè vedere che sia compatibile la nozione di pronuncia, attribution, con qualunque poi qualificazione nell'esercizio dell'ottavo. E questa è la tesi. Sì. Insomma, non sai si possa uscire dicendo che la licenza non viene in gioco tanto che non ci sia un diritto riservato, nel senso che anche lì sono accorti sulle licenze creative, però mi ricordo, mi sembra di ricordare, che da loro proposto che le licenze non volevano privare il licenziatario, l'utilizzatore di alcuna eccezione della limitazione che fosse contemplata dalla legge, ma perché lo schema allora era diverso da quello attuale, nel senso che allora le licenze di autorizzazione si ritenevano essere derogabili per contratto, in linea di principio. Allora si diceva licenza non vuole introdurre una deroga contrattuale. E qui mi domando, ma in una situazione di questo genere, la licenza è pro utilizzatore, e però poi simultaneamente tutti esercitano l'opt-out che è un modo per richiamare a sé la protezione. E diciamo, se vuoi aggirare anche il problema delle formalità costitutive che mi sono ammesse, probabilmente è un modo per ripristinare sul piano contrattuale una regola che è stata invertita, no? Cioè, mentre prima aveva l'autorizzazione e potevi limitarla contrattualmente, adesso la storia è che by default funziona, ma la devi chiamare secondo lo schema.
di quel genere. Allora mi diceva, ma no, c'è una lezione del principio per cui non si può contraddire il comportamento. Beh, con una mano ti do e con l'altra ti tolgo, dopo però essere impegnato a non restringere le utilizzazioni che la legge di per sé dichiara legittime. C'è un po' un controsenso. Io credo che per quanto riguarda l'eccezione di cui all'articolo 3, che giustamente come ricordi tu è comunque tutelata da qualsiasi, quella è fuori discussione. L'articolo 4 invece non ha questa protezione contrattuale, ma anzi prevede un'eccezione dell'eccezione. Io credo che nel sistema giuridico europeo, dove le licenze ovviamente si confrontano in tutti i paesi europei, sono state comunque implementate, non possano contraddire le disposizioni che sono comunque emanate in materia di diritto d'autore. E quindi la posizione di Creative Commons, che bene o male deve essere una posizione omogenea in tutto il mondo, seppur confrontandosi con ordinamenti giuridici diversi, non si pone in contrasto con quello che la legge dispone e quindi ammette che se la legge sul diritto d'autore prevede la facoltà dei titolari di diritti di escludere dall'utilizzo, che poi appunto è un utilizzo, come giustamente pone la legislazione sul diritto d'autore giapponese, non espressivo, cioè loro riconoscono che non è un utilizzo classico, tradizionale, e comunque prevedono delle eccezioni anche loro. Allo stesso modo, Creative Commons osserva quello che la legislazione europea sul diritto d'autore in qualche modo disciplina e non si pone in contrasto, dando quindi la libertà ai titolari dei diritti di poter escludere i propri contenuti, seppur rilasciati con licenza Creative Commons, da questa tipologia di utilizzazione. Ma quello che dicevo prima, le riserve per gli usi non commerciali e per le opere derivate non sono intesi come riserva ex articolo 4. Creative Commons dice chiaramente che qualsiasi tipologia di riserva deve essere proveniente da un atto esterno, la licenza stessa. E quindi essere manifestazione della volontà del titolare che in qualche modo neutralizza in questo caso l'eccezione e fa sì che gli effetti della licenza sulla base della quale ha rilasciato i propri contenuti tornino ad essere efficaci. E quindi se lui originariamente non ha comunque permesso l'utilizzo commerciale delle proprie opere attraverso l'esercizio della riserva, fa rientrare le disposizioni della licenza prescelta. C'è un dicendo l'idea di un'azione posto di gruppo e di assoluti di nuovo rinnovato sempre il che è nuovo la metodologizzazione si legge però in questo modo tornano ad essere simmetrici comportamento contrattuale c'è una licenza e la fase diciamo esecutiva è un'indagine di protezione anche legibile da tutti in realtà non so, è un altro caso farebbero andare in direzione opposta, però adesso. Ovviamente, se si è optato per l'adozione di una licenza non commerciale, comunque il text and data mining per fini di ricerca Certo. scientifica può essere effettuato su contenuti comunque rilasciati con licenza Creative Commons non commerciale. Molti problemi sorgono, secondo me, per il discorso di non opere derivate per capire se effettivamente poi l'output possa o meno essere considerato un'opera derivata dai contenuti diciamo, originali. L'output è il modello.
Infatti qui spiegavo cosa succede se il diritto è stato esplicitamente riservato in via esterna e separata dai termini della licenza. Un'opera sotto, per esempio, licenza attribuzione non commerciale, utilizzata nel contesto di una riserva esplicita dell'articolo 4, può ancora essere estratta per scopi non commerciali, ma non per scopi commerciali, perché l'unica funzione di una riserva dell'articolo 4 è limitata a quell'articolo, non può contraddire gli obblighi che derivano da una licenza stessa. E lo stesso argomento ovviamente può essere fatto per opere non derivate e per condividi allo stesso modo. E sempre c'è l'attribuzione da Ecco, rispettare. infatti arriviamo anche a quello. Questa è la chart che Creative Commons ha pubblicato sul suo sito. Adesso ho scritto un po' piccolina, però diciamo che segue tutti i percorsi. Se appunto innanzitutto c'è un esercizio del diritto esclusivo, quindi si applica la licenza e poi ci chiede se sì, ovviamente bisogna rispettare i termini della licenza, se no si applica l'eccezione, quindi ci sono le due diverse, diciamo, possibili vie, fino poi arrivare al discorso dell'output che abbiamo anticipato prima, cioè capire se effettivamente l'output sia in violazione o meno dei termini della licenza. Sì, è un po' complicato. È da studiare. Vabbè, un po' in generale quello che si può leggere. Ecco, last but not least è il discorso dell'attribuzione dei diritti morali e dei sistemi di machine learning. Sappiamo che gli ordinamenti giuridici di civil law come il nostro tutelano il diritto morale in maniera molto piena. E sistemi come quello invece statunitense lo prevedono perché hanno aderito alla Convenzione di Berna, ma in maniera molto più diciamo lieve per alcune categorie di opere. Nonostante ciò, il Digital Millennium Copyright Act statunitense prevede appunto la tutela delle cosiddette informazioni sul regime dei diritti d'autore. E in tutte le cause giudiziarie che si sono appunto instaurate in America, una delle claim, una delle domande è proprio un mancato rispetto di questi sistemi della integrità delle informazioni, perché una volta che i contenuti sono disaggregati all'interno del sistema per poi andare ad essere riaggregati e creare appunto l'output, non vi è questa salvaguardia, nel senso che non si sa poi quali informazioni sono state conservate o meno, però sta di fatto che sinora la tecnologia non ha previsto questa cosa e credo che si possa risolvere soltanto da un punto di vista tecnologico, nel senso che sarà la tecnologia in qualche modo a dover o poter salvaguardare queste. No, non è possibile. Come quello di Gantt, esercizi deterministici. Quindi in ogni caso non si spiega che non sia che uno strumento in mezzo. Lei può prendere un cacciavite e usarla da ammazzare, per arbitrare, ma si interrompe. È sempre l'uso di questo tipo. Quindi sicuramente la tecnologia deve essere guidata dall'essere umano, ci viene. Il problema, leggevo nella prima fase, giustamente lo diceva lei. È chiaro che diventa poi molto difficile come fa la tecnologia. Allora, a quella macchina gli devi dire di farlo. Anche sulla destra conosce delle con cui contiene dei dati che vengono in qualche modo rilevati in seguito a che cosa. Questi famosi algoritmi, che sono delle istruzioni che Certo. vengono messe. Quindi dietro c'è sempre l'essere umano che deve essere in qualche modo. E lì dipende da voi, avvocato, cercare di
o legislatore. No, perché pensavo che anche con riguardo adesso al di là delle opere rilasciate con licenza Creative Commons, ma dei contenuti comunque tutelati dal diritto d'autore tradizionale, si stanno avanzando ipotesi di applicazione di compensi che possano in qualche modo andare a remunerare i titolari dei diritti per le opere che sono state utilizzate da questi sistemi. Però se non si riesce a identificare quali sono i contenuti, a chi appartengono, quali sono stati utilizzati, cioè mi sembra una manovra molto più capestra di quella che possa essere, diciamo, la ripartizione della cosiddetta copia privata, dove almeno lì qualcosa di riferimento ce l'hai, poi le ripartizioni magari vengono fatte in modo non analitico, ma qui da una parte la tecnologia dovrebbe aiutare ad essere più specifici, a capire effettivamente, cioè a traghettare. Certo, glielo devi dire, ecco, per quello dico, fino adesso non mi sembra che ci sia stata un'attenzione da parte dei tecnici, perché hanno fatto un po', diciamo così, forse anche una fase sperimentale, no? Un utilizzo massiccio delle opere per capire come poi sarebbe in qualche modo comportato tutto il parterre di titolari dei diritti, come effettivamente si sarebbe poi potuto generare un nuovo contenuto. Però ecco, in carenza di queste specifiche che forse gli algoritmi dovrebbero in qualche modo iniziare a imparare ad avere, si riuscirebbe anche ad avere più chiarezza, perché delle black box che non si sa quello che generano, quello che producono. E niente, io ho finito la mia presentazione. Grazie. Grazie. Allora, io se posso vorrei tornare un attimo sul discorso, l'intersezione tra la riserva e la licenza Creative Commons per vedere un po' proprio anche rispetto all'ultima cosa che ricordavi tu, no? La questione del black box, eccetera. Allora, c'è un'interpretazione, diciamo, minimalista che dice: va bene, noi le licenze Creative Commons comunque diciamo implementano un principio generale che è quello della condivisione, dell'apertura, eccetera, quindi dobbiamo sempre dare l'interpretazione più favorevole all'utilizzatore, no? E questo va bene. Però dall'altro lato c'è anche un discorso che è quello che poi proponeva anche Alessandro, no? Che se noi però intendiamo l'articolo 4 come tutto sommato un consenso implicito che però per mezzo dell'esercizio della riserva invece ripristina una situazione di partenza, che è quella per cui la riproduzione per scopi di estrazione di dati è una riproduzione, quindi è un diritto esclusivo dell'autore. Ora mi chiedo se proprio questo ripristino di una ipotetica condizione originaria, no? Pre-direttiva, per cui ipoteticamente appunto la riproduzione per estrazione rientra nel diritto generale di riproduzione. Quindi, se questa situazione non possa essere sfruttata a vantaggio di una promozione di principi Creative Commons, e cioè, in altre parole, se non si possa attaccare a questa situazione di opt-out qualche condizione, cioè
puoi utilizzare le mie opere, puoi utilizzarle per scopo di addestramento dei sistemi di intelligenza artificiale, a condizione che, per esempio, il tuo modello sia rilasciato sotto la stessa licenza, a condizione che il tuo modello sia trasparente o sia non discriminatorio, eccetera. Cioè, qui possiamo discutere quali condizioni ha senso, no? Attribuire a questo uso. Allora mi chiedo se questo non abbia senso esplorare questa possibilità, cioè licenze Creative Commons che tengano conto di queste nuove esigenze, oppure se invece la licenza attribuzione share alike non sia già un'applicazione di questi principi, cioè se questi principi non siano già impliciti, perché se io dico attribuzione share alike dovrebbe comprendere anche eventuali opere derivate, i modelli a cui faceva riferimento Marco prima e così via. Ecco, come vedi tu questa intersezione tra... All'interno della comunità, anche al di fuori di Creative Commons, ma che comunque sostengono i principi della condivisione dell'open access, c'è stato un richiamo a Creative Commons in occasione del Global Summit a Città del Messico di quest'anno, dove appunto si è chiesto a Creative Commons se, vista la loro comunque posizione all'interno dell'ecosistema delle licenze, non fosse proprio il soggetto più adatto per poter rilasciare degli strumenti che consentano anche l'esercizio dell'opt-out. E credo che sia una valutazione che stanno facendo all'interno, diciamo, dell'executive board, però diciamo, la prima reazione del legal counsel è stata quella di dire: ma no, noi proponiamo strumenti che aprono la condivisione e non la restringano. La differenza con, diciamo, le due clausole più restrittive, no? Che sono quelle che in qualche modo hanno contemperato un po' l'esigenza dei titolari dei diritti a trovare anche un ritorno in qualche modo economico, o comunque ecco, la non commerciale, la clausola non commerciale la vedo più a tutela del ritorno economico, del compenso che gli autori, gli artisti si possono aspettare qualora svolgano professionalmente il mestiere, no? Artistico. Invece la clausola condivide allo stesso modo, si è sempre intesa, interpretata come una volontà di mantenere un circuito che possa in qualche modo garantire che i contenuti rilasciati con Creative Commons, sotto licenza Creative Commons, rimangano aperti. Infatti è la licenza utilizzata, per esempio, da Wikimedia in tutti i progetti collaborativi. Ha quella viralità propria, no? Delle licenze poi anche che sono state applicate in precedenza per il software libero. E quindi de jure condendo si potrebbe pensare che Creative Commons, anche perché il problema oggi dell'opt-out, di come esercitare l'opt-out, è molto, molto caldo e molto impellente, perché non vi è stata alcuna indicazione da un punto di vista di standard o di protocollo da poter attuare. C'è stata un po', diciamo, una scelta lasciata alle varie imprese di adottare uno o più sistemi. Però ovviamente dal punto di vista tecnologico sarebbe più utile forse per lo sviluppo e l'innovazione di questi sistemi un unico protocollo, un unico standard.
che comunichi al computer cosa poter fare o cosa non poter fare. E, proprio la difficoltà di esercizio dell'opt-out ha spinto taluni oggi a chiedere che invece la regola non fosse quella dell'opt-out, ma quella dell'opt-in. Quindi l'assoluta praticamente abolizione delle eccezioni, perché l'opt-in significa rientrare in sistema tradizionale di diritto d'autore dove tutti i diritti sono esclusivi e io ti devo autorizzare prima di poter compiere qualsiasi attività di estrazione di testi di dati per fini commerciali. E quindi sarebbe cancellare l'eccezione in questo senso. Quindi secondo me è molto importante che la tecnologia riesca in qualche modo a risolvere questa problematica e attraverso appunto la trasparenza dei dati che riguarda anche la garanzia e la sicurezza delle informazioni sul regime dei diritti si possa improntare un assetto, un sistema che sia effettivamente di bilanciamento degli interessi per lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione e dall'altra parte per la tutela dei titolari dei diritti. Provo a dire una cosa, secondo me questo l'abbiamo lasciato spegnere. Vabbè, adesso l'accendo. Ciao. Allora, ho la sensazione che ci sia bisogno di qualcosa in più di quello che c'è. Adesso faccio un ragionamento. Le licenze libere, no? Sono state promosse, si sono diffuse per ragioni diverse, cioè hanno risposto a bisogni diversi. Licenze di software libero, libertà per l'utente, generare il bene comune, no? Aiutare il tuo prossimo, aiutare la tua comunità. Questi erano gli scopi almeno di una parte dell'ecosistema del software libero para open source, quella originaria, quella più legata all'idea di software libero, più legata alla Free Software Foundation, all'idea originaria del software libero. Poi però si sono, per l'eterogenesi dei fini, il modello del software libero è stato funzionale anche ad altro, però al cuore dell'idea di software libero, almeno nel suo senso originario, è l'idea di libertà per l'utente e l'idea di favorire la generazione di comunità e beni comuni, diciamo adesso in senso ampio. Invece l'idea delle licenze Creative Commons era la libertà per l'autore di scegliere il modello di licenza che più gli piace, che preferisce. Quindi oltre all'attribution e all'attribution share alike si sono creati altri tipi di licenza, erano commercial, erano derivative e così via. Quindi un'articolazione che risponde a fini etici diversi rispetto. Qui oggi c'è una cosa nuova che rompe anche un po' gli schemi, perché a un certo punto c'era stato quel progetto che ha voluto indicare come speciali, come conformi con la definizione di opera creativa aperta, no? Free Creative Work, solo due delle licenze Creative Commons, l'Attribution e l'Attribution Share Alike, e quindi le altre quattro sono, diciamo, non sono, sì, sono di una qualità inferiore dal punto di vista, diciamo, sì, spirito. esatto. Qui però ci troviamo di fronte a una cosa nuova. Ci troviamo di fronte alla possibilità di utilizzare le opere dell'ingegno per generare degli artefatti, che sono i sistemi di intelligenza artificiale, che possono estrarre valore e quindi sottrarre valore alla comunità.
Allora, lì, qual è l'ideale possibile, l'ideale di sistema di intelligenza artificiale possibile? Un modello che è disponibile, come indicava prima Maurizio, un modello che è disponibile con licenza libera, ok, ma che mette anche a disposizione degli utenti i dati di training o calibrazione. Sì. Per favorire trasparenza sulla conoscibilità del sistema di intelligenza artificiale. Ma quella cosa lì oggi, adesso e qui vado in totale brainstorming alla luce delle cose che hai detto, quella cosa lì tu riesci ad ottenerla solo se la licenza dell'opera è no commercial e in allora, a quel punto puoi lavorare sulle condizioni all'eccezione di opt-out. Puoi dire, tu rilasci un'opera con licenza attribution, no commercial share alike, per esempio, o attribution, insomma, ci devo ancora ragionare su qual è la licenza giusta. Però all'esercizio dell'opzione di opt-out devi collegare una condizione. La condizione è che tu, quando addestri per realizzare un sistema di intelligenza artificiale, puoi farlo solo se rilascerai con licenza libera il modello e rendendo disponibili i dati d'addestramento. Quindi si può lavorare condizionando l'eccezione di opt-out. Ecco. Sì, nel senso si discuteva infatti sul discorso se effettivamente questi sistemi che nominativamente vengono definiti come open siano poi effettivamente open e che cosa significhi poi nel concreto un sistema open. Ovviamente dovrebbe essere tutto aperto dal software che viene utilizzato per creare, dagli algoritmi per l'addestramento, ai contenuti che girano all'interno del sistema, e solo così effettivamente, no? Si potrebbe pensare ad un sistema aperto che, come dici tu giustamente, includa tutti i vari tasselli, tutte le varie tecnologie e i contenuti stessi che dovrebbero in qualche modo girare all'interno del sistema in modo veramente aperto. E credo che questa esigenza di ritornare poi, no, un po' alla condivisione degli intenti, ma anche da un profilo appunto etico, cioè se si parla di un ambiente aperto debba necessariamente esserlo in tutti i suoi elementi. Sì, volevo aggiungere a quello che diceva Marco. Il problema è quando, diciamo, quando si usano tutti i benefici delle licenze Creative Commons, quindi si estrae valore senza però dare niente in cambio. No, questo è il problema. Allora, obbligare gli utilizzatori di opere creative che usano per fare il training degli algoritmi a dare qualcosa in cambio, Sì, no? E infatti quindi questa. si discuteva di un valore etico dell'approccio, perché non è fuori discussione la potenzialità anche, no, per il progresso e che questi sistemi possono in qualche modo garantire nei diversi settori.
Però allo stesso modo vi è anche un profilo etico, cioè il motivo per il quale un contenuto, un sistema è rilasciato aperto è perché è sostenuto, no? Da dei valori di condivisione e quindi tutto ciò che viene messo in condivisione non viene messo in condivisione per lo sfruttamento egoistico di qualcuno, ma perché tutti ne possano fruire. E che ci sia comunque poi un ritorno di valore e di principio all'interno questo discorso era già nato al momento in cui era in voga il termine NFT, non fungible tokens, perché anche lì vi era la prassi da parte di alcuni di utilizzare contenuti rilasciati con gli strumenti per il pubblico dominio, perché ricordiamo che Creative Commons, oltre alle sue licenze, ha anche creato due strumenti per identificare contenuti nel pubblico dominio. E molti utilizzavano appunto contenuti in pubblico dominio per creare dei non fungible token che poi venivano appunto venduti. E questo ha già cominciato a suonare un po' come un campanello d'allarme, in quanto era comunque manifesta la violazione dei principi che sono alla base del movimento di Creative Commons. E quindi parlato molto all'interno dei working group tematici anche del rapporto tra l'etica e i sistemi di intelligenza artificiale, che in qualche modo dovrebbero rispettare proprio questi principi che sono alla base del movimento. Vogliamo vedere se sono qualche, se c'è qualche domanda dal pubblico. No, non siamo. Puoi evocare, se non fare un'analogia con le attività che devo giocare, poi nel verificare davanti a un giudice se uno ha copiato un testo di Marco, giusto? Logicamente, qui siamo allo stesso principio, no? Cioè io ho pubblicato un documento, un libro, un altro ha preso in parte quello che ha rielaborato, diciamo, il concetto preciso di machine learning, io prendo, rielaboro, prendo da te il documento, lo studio, quindi lo apprendo, e poi lo rielaboro, produco da un input tuo un risultato che è un documento che descrivo, tu mi dici appunto, dicevo, guarda, è il mio documento. Voi avvocati, come fate a sapere? Cioè, dove sta il confine tra effettivamente è copiato, non è copiato, tutto in parte, è rielaborato, cioè, qui è la stessa cosa, solo che qua sono sistemi automatici. Nell'altro caso, l'esempio rozzo che ho fatto io, manuale. Devi tenere in considerazione una cosa, che noi avvocati non ragioniamo come gli ingegneri, quindi per noi il mondo non è fatto di uno e di zero, di bianco e di nero. Capito, mi lancio. Esatto. Per noi c'è il grigio. Per noi c'è il grigio. Quindi ci sono situazioni nelle quali forse sì, forse no. Se nel senso di fare giù, come dicevo anche nel caso classico. No, cioè, la legge per quanto riguarda il training di sistemi di intelligenza artificiale è quella, articoli 73 e 74. Quindi il training si può fare con le eccezioni previste dal 74. Se poi tu vuoi valutare, cioè, se io ascolto un professore che mi spiega una formula matematica, e poi scrivo a casa la formula matematica, non sto violando nessun diritto d'autore, perché il contenuto informativo, le informazioni contenute in un testo, in una spiegazione,
non sono tutelate dal diritto d'autore. Quello che è tutelato è la forma espressiva. Quindi rielaborare informazioni, se non stai copiando la forma espressiva, non è una violazione del diritto d'autore. Allora tu mi dirai, dove finisce la forma espressiva, dove inizia la copia solo dell'informazione? E io ti dico, dipende in concreto, e ci sono casi nei quali si finisce davanti a un giudice perché ci sono due persone radicalmente convinte di aver ragione e poi decide il giudice, come il caso di, come si chiama, di Michael Jackson e Albano. Hanno, ci sono stati diversi gradi di giudizi. Non è per niente facile. Non è per niente facile nella musica, in nessun ambito è facile. Consulente tecnico musicale per poter far valutare l'esistenza o meno di un plagio. E poi ci sono tante condizioni da dover comunque rispettare. Innanzitutto l'originalità dell'opera che si ritiene plagiata, perché con sette note è facile trovare comunque un ritorno di combinazioni che siano poi di utilizzo comune, quindi non proteggibili. Ma anche qualora l'opera originale plagiata fosse proteggibile, è necessaria comunque una comparazione da un punto di vista tecnico, ma anche dimostrare che ci sia stata una certa vicinanza o comunque conoscibilità tra il plagiato e il plagiante, cioè che magari abbiano frequentato lo stesso studio di registrazione, perché molte volte c'è quello che cosiddetto la dottrina definisce come ispirazione, che non è un vero e proprio plagio, ma magari io e un'altra persona dall'altra parte dell'emisfero possiamo aver avuto la stessa intuizione, sempre perché ragionando su sette note le idee poi originali si limitano. Nel caso di plagio letterario invece forse è più facile, perché il plagio letterario deve proprio essere una copiatura pedissequa di quello, perché come diceva giustamente Marco prima, la legge non tutela l'idea in sé ma la forma espressiva della stessa, e in un testo la forma espressiva non può che essere identificata nelle parole. E quindi esistono anche dei software, sì, che permettono la comparazione di due testi per capire se, quindi magari per in qualche modo evitare all'umano di leggersi da solo il testo, però lì ci deve essere proprio diciamo un riscontro visivo è difficile. Poi dipende ovviamente dalla tipologia di opera, se si parla di opera di finzione, opera di fantasia, ovviamente è più facile dimostrare un plagio rispetto a un'opera scientifica, dove magari le idee sono sempre, insomma, abbastanza condivise nella comunità. Quindi sì, poi c'è il caso della creazione indipendente, che il diritto d'autore prevede il caso della creazione indipendente. Quindi anche nel caso di somiglianza o anche di evidente somiglianza. Non necessariamente c'è stato un contatto tra. Cioè l'incontro fortuito Sì. O creazione indipendente. Sì. Ma vediamo se ci sono altre domande, quindi, da parte del. Anche da remoto, se anche da remoto. Ciao, infatti, vediamo come fare. Ciao Giannattista. Ho una domanda. Questa è anche di un modello 3D nella sua versione gratuita, obbliga di pubblicare come Creative Commons by 4.0. Chi deve essere citato per il ritorno nella versione a pagamento, invece non ho capito di cui andiamo a vedere. C'è una intelligenza artificiale che genera modelli 3D nella sua versione gratuita, obbliga a pubblicare con CC BY Chi deve essere citato come autore dalla. dall'opera originale che viene poi generata come modello 3D. Obbliga a pubblicare con CC BY
Ma obbliga, quindi chi pubblica che cosa? Una versione modificata del modello? Chi deve essere citato dipende dalla notice che accompagna il modello. Quindi bisogna leggere lì chi deve essere citato. Genera modelli 3D, ma di cosa? Allora, c'è questo Meshy AI che nella versione gratuita Sì, a obbliga, rilasciare con CC BY. indicherà da qualche parte chi deve Cioè, essere. se non paghi l'abbonamento, devi rilasciare tutto ciò che generi attraverso il sistema in attribuzione. Così pare. No, i modelli generati. No. Sì, pensavo di averlo copiato, ma non l'ho copiato. Da un testo genera modelli 3D. Ah. Sistema di generazione commerciale, Ctrl C. Cioè obbliga a rilasciare tutto ciò che è creato Gratuitamente con CC BY. con CC BY. Vabbè. Cioè, se non ti abboni praticamente e non paghi il servizio, tutto ciò. Asset Shared Public CC BY 4.0 License. Quindi Sì, perché se usi il sistema senza pagare l'abbonamento ti obbligano a condividere il risultato, l'output in CC BY. Però giustamente lui chiede, ma chi devo indicare? questo dovrebbero Ma dire sei tu, loro. ma il testo, sei tu l'autore del testo? Cioè se sei tu l'autore del testo e sei tu che crei il modello 3D sul testo, sarai tu a dover essere indicato come autore. Anche perché teoricamente puoi, cioè, ma poi che significa creare un modello 3D di un testo? Questo mi sfugge. Senza, credo si riferisca agli output d'uso del sistema. Eh sì, quello che viene generato dal sistema, però tu puoi, cioè, legalmente puoi inserire in un sistema ciò di cui tu sei titolare, quindi dovresti essere tu indicato nell'attribuzione. E poi cosa vuol dire share publicly? È difficile capire a cosa ti riferisci, Angela. No, Riccardo. Si chiama Mesh, ora me lo segno, magari lo approfondisco. C'è un servizio di sportello del capitolo italiano di Creative Commons che risponde alle mail. Magari se volete inviare la richiesta possiamo fare un approfondimento sul sistema. Non mi è chiaro il servizio, in effetti, ma magari vedendo meglio il sito si riesce, però intuitivamente mi sembra di poter dare questa risposta. Sta dando delle indicazioni più dal testo pupazzo rosa contrario, crea un modello del pupazzo. Anch'io penso che sia l'autore, ma immagino che vogliono pubblicizzare Meshi così. Sì. Ah, ok, tu sei l'autore perché tu dai il prompt al sistema, quindi gli dici da un testo. No, io immaginavo una poesia, una cosa, e lui ti crea l'immagine in 3D. Ok, ora mi è chiaro. E lui dice che cosa devo mettere nella lì. Poi dice Devi sì. Però mettere il tuo nome. o forse chiedono che si indichi Mesh. Ma no, Mesh è il sistema che fa il servizio, che offre il servizio. No, probabilmente perché Mesh sarà poi generato nel link dell'output e quindi loro dicono se utilizzi il nostro servizio gratuitamente, almeno rilascia il contenuto in condivisione aperta con tutti. Io suggerisco anche di chiedere esplicitamente ai
fornitori del servizio mesci che cosa magari nelle parte c'è qualche spiegazione in più. Se non c'è, suggerisco di chiedere a loro, che sono loro che effettivamente non rendono chiaro quale sia l'autore che vi ha indicato. Secondo me l'autore dell'output dovrebbe essere, quando è creativo, l'attività di quando c'è creatività nella scelta dei criteri con i quali si fa la domanda al sistema, allora l'autore dovrebbe essere chi fa la domanda. L'utilizzatore del sistema stesso, un po' certo. Come la giurisprudenza cinese del Tribunale di Pechino, che per due sentenze, una del 2021 e una del 2023, ha riconosciuto la titolarità del diritto d'autore all'utilizzatore del sistema che aveva generato l'output. Ah, prima di questo? Sì, qui non si parla di Creative Commons, comunque va bene, direi che merita un approfondimento che non si riesce a fare qui Forse quello lì so. Poi buon pomeriggio, secondo vostro parere come impatterà l'AI Act in materia del PIL? È una bella domanda, molto bisognerebbe farci un altro incontro, credo. Impatterà sicuramente in maniera orizzontale su tutte le varie finestre di proprietà intellettuale, quindi non limitatamente al diritto d'autore, anche perché appunto si applica in modo trasversale su tutte le imprese che producono e forniscono questi servizi, anche se sono ubicate al di fuori dell'Europa, ma forniscono sistemi in Europa, si devono adeguare a quelle che sono le disposizioni del regolamento, che appunto differenzia, al di là di quella che è la tutela del diritto d'autore, a cui veramente sono dedicate due disposizioni. Differenzia la disciplina. Peraltro, due disposizioni sono da una parte riproduttive del 70-ter, 74, dall'altra sono disposizioni che obbligano a un grado di trasparenza, che poi è anche abbastanza un po' contorto come è scritto, sì. Perché il grado di trasparenza richiede agli utilizzatori di indicare Da dove hai preso le opere? sì, diciamo una dichiarazione, una relazione succinta, ma in qualche modo dettagliata, e quindi non dovranno essere impartite delle linee guida anche per come appunto questo per in qualche modo ritornare, no, al riconoscimento della titolarità dei diritti dei contenuti utilizzati nella fase di addestramento, per poi capire chi ha la titolarità ad avere una fetta della protezione dell'output. E quindi sì, si richiede il rispetto della legislazione sul diritto d'autore, di aver poi comunque instaurato un sistema che preveda l'opt-out e una relazione dettagliata di quelli che sono stati i contenuti utilizzati nell'input. Poi si è discusso molto su come poter effettivamente addossare questa responsabilità ai fornitori di contenuti, scusate, ai fornitori dei sistemi di intelligenza artificiale, poiché mancando, essendoci una carenza ormai acclamata
di registri che in modo univoco identifichino i vari contenuti artistici, creativi, sarebbe stato difficile richiedere ai fornitori di sistemi di intelligenza artificiale di poter identificare specificatamente i contenuti quando queste informazioni sono carenti già nella sfera dei titolari dei diritti. È per questo che ultimamente si sta molto spingendo, avendo invece tutti i contenuti rilasciati con licenza Creative Commons, un'identificazione specifica grazie al link della licenza che viaggia insieme al contenuto stesso e quindi tutte le informazioni sul regime dei diritti nel momento in cui viene rilasciata la licenza sono indicate nel chooser e quindi viaggiano poi col contenuto stesso. Di creare appunto la proposta di creare dei database di opere rilasciate con licenza Creative Commons o in pubblico dominio e che quindi poi riallacciandomi all'idea che avevi tu lanciato prima potrebbero in qualche modo essere regolamentati sulla base dei principi del movimento Open Access e ad essere utilizzati anche per appunto dare la possibilità a questi sistemi di evolversi, no? Trovare comunque dei contenuti che su una chiara definizione delle policy di utilizzo non siano neanche perché poi insomma c'è questo discorso competitivo, no? Tra chi svilupperà di più questi sistemi. Io leggevo l'altra volta che è stata fatta un'analisi economica che da qui ai prossimi 5 anni, grazie alle imprese che in Italia poi sono tante o agli istituti di ricerca che stanno comunque implementando sistemi basati sull'intelligenza artificiale, si prevede un aumento del PIL di 1,6% ogni anno nei prossimi 5 anni. Quindi sì, no, nel senso che comunque le legislazioni in questo caso contano tanto a livello poi di crescita industriale, di crescita tecnologica di un paese, no? E quindi ovviamente Cina e Giappone hanno insomma una forse la Cina ancora non si è a livello legislativo non si è ben definita, ma c'è la giurisprudenza che sta andando molto avanti. E il Giappone invece è stato il primo paese ad aprire con delle eccezioni molto larghe che, come dicevamo prima, includono anche gli utilizzi commerciali senza necessità di opt-out, opt-in, cioè si fa tutto. Tremendi. Eh sì. C'è ancora qualche domanda o vuoi fare una sintesi conclusiva? No, beh, direi che siamo. Possiamo chiudere qui. Va bene, allora ringraziamo tutti i presenti e i morti. Grazie, Grazie Deborah grazie, per essere grazie venuta fin a qui. voi. Grazie.